Stagione 2016 alle porte e la formazione Unione Ciclistica Valle Camonica alza il sipario per presentare al mondo delle due ruote la propria formazione. Nella località Cristo Re, tra i monti Camuni che circondano la valle, le classiche fotografie, interviste e tutto quel che serve per iniziare al meglio la prossima stagione. Ultimi ritocchi al look delle ammiraglie, biciclette e materiale tecnico. Tutto deve essere preparato con cura perché ormai il tanto atteso inizio delle gare è alle porte. Numerosa la formazione giovanissimi che si presenterà in asse di partenza nella corsa di Nuvolera. Una formazione, quella allestita per la stagione 2016, che si presenta agguerrita più che mai e pronta a ben figurare con 13 scalpitanti atleti. Nella categoria G1 troviamo Barberi Angelo, Paderni Elia e Pezzotti Mattia. Tra i G2 Torri Michele, Mattei Filippo un G3. Tra i G4 troviamo Cominelli Gabriel, Panigada Gabriele, Paroletti Francesco, Pezzotti Lorenzo e Salvetti Matteo. Categoria G5 con Ducoli Ivan e Rebaioli Marco, G6 con Zambelli Giacomo. 13 atleti, dicevamo, ben distribuiti nelle varie categorie. Saranno accompagnati nella crescita in questo sport da Gosio Marina, Pace Alfredo, Daniele Bianchi e Massimo Cominelli. Massimo, di S categoria giovanissimi, siamo al numero 14. Ma sì, quest'anno abbiamo costituito un bel gruppetto di giovanissimi. Siamo partiti con gli allenamenti a febbraio, adesso il mese di marzo siamo un po' così, allenamenti a singhiozzo, perché i ragazzi hanno tanti di quegli impegni tra scuola, catechismo e i vari corsi di sci, eccetera, eccetera. Diciamo che gli allenamenti veri cominceranno a aprile, quando inizieranno anche le gare, però d'altronde questa categoria è così. E quindi l'importante è che si divertano e che vada tutto bene.